Di presentazione di un libro che io credo sia davvero importante, uno dei libri che mi ha preso di più tra quelli che abbiamo pubblicato ultimamente. È la storia di Silvia che racconta una gravidanza difficile, in cui però ha fatto esperienza di che cos'è la vita, ha riscoperto che cos'è la vita, ho dovuto fare un cammino per riscoprire il valore assieme al marito Roberto che è qui a fianco a me. Quindi è un libro Poi che a mio racconta tutta parere la pone un roba, ci tema sentiamo Luca. che vale per tutti, ma che qual è il valore della vita? Che cosa le dà valore? Come possiamo scoprirlo questo valore? Io darei subito la parola a Silvia che ci racconta appunto che cosa l'ha mossa a scrivere questo libro e qual è l'esperienza soprattutto dal quale è nato. Ho dimenticato di dire che Silvia e Roberto vivono a Dubai. Questo si capirà dopo che senso ha. Allora, ho deciso di scrivere questo libro perché durante questa gravidanza, appunto, che è stata comunque molto difficile, io sono stata molto aiutata dalla lettura di alcuni libri, di alcune storie, in particolare di alcune mamme. E quindi ho pensato che anche la storia di Giacomo potesse essere un'occasione per tante altre persone. E Giacomo è un bambino che appunto è nato a Dubai nel 2016 ed era affetto da anencefalia, questa patologia incompatibile con la vita, e noi abbiamo fatto un cammino proprio per accogliere questo bimbo, perché all'inizio della gravidanza, quando mi hanno fatto la diagnosi, mi dicevano: tu devi interrompere la gravidanza, tu puoi solo abortire, perché non ha senso che tu porti avanti questa gravidanza. E abbiamo fatto un cammino faticoso per accogliere questo bimbo, ma adesso posso dire bellissimo, soprattutto perché siamo stati accompagnati e sostenuti anche in un paese come Dubai, che è un paese in mezzo al deserto e in mezzo ai musulmani, dove l'aborto è vietato per legge, ma l'unico caso in cui è ammesso è proprio il caso dell'anencefalia, proprio perché anche per loro è un caso assolutamente eccezionale, quindi anche loro ammettono l'interruzione di gravidanza. E per noi questo è stato proprio un segno, come che il Signore volesse che questo bimbo nascesse a Dubai. E siamo stati davvero accompagnati da tantissimi amici, sia dall'Italia che lì a Dubai, in particolare suor Rachele, questa suora comboniana che ci ha davvero sostenuto e accompagnato durante tutto il nostro cammino, e dalla dottoressa Elvira Parravicini, che è questa neonatologa che a New York ha appunto creato la comfort care per questi bambini come Giacomo. E con Giacomo noi abbiamo davvero fatto un'esperienza di dolore, ma che non è l'ultima parola, perché di dolore dentro ha accompagnati, e questo dolore è diventato una speranza che noi continuiamo a sperimentare tuttora, anche col libro, no? Con tutti gli incontri che abbiamo fatto sul libro. Quello che continuiamo a dire è che noi con Giacomo abbiamo sperimentato il centuplo, quello di cui parla Gesù nel Vangelo, pur dentro un dolore molto grande. Allora, vi dico un attimo come è strutturato il libro, perché c'è questa prima parte di Silvia, del diario che Silvia ha tenuto, poi c'è un intervento di Roberto che riflette su questa, cioè, che dice cos'è stata per lui questa esperienza. Quindi io direi, passiamo intanto la parola a Roberto e sentire anche cos'è stato per lui, perché un primo aspetto che veramente colpisce è che Silvia, quando sente la diagnosi, è a Dubai da sola. E alcune letture, una lettura in particolare,
è la prima compagnia che ha ricevuto. Una delle cose che colpisce di più nel libro è proprio questo aspetto, che nella difficoltà si capisce che non sono mai stati abbandonati a loro stessi, né già da quel primo momento si capisce che in qualche modo c'è sempre stata una compagnia che li ha sostenuti. Ecco, io vorrei chiedere a Roberto intanto di raccontare cosa è stato per lui questa esperienza, ma anche proprio questo aspetto di compagnia che mi è sembrato decisivo. No. Come papà, e i papà lo sanno, in realtà per il papà la conoscenza del figlio avviene dopo la nascita. Nei primi 9 mesi sì c'è, però è un'esperienza diversa da quella da cui fanno le mamme. Per me, per Giacomo, in realtà io come dire, sapevo all'inizio che il rapporto con lui, il tempo che avevo con lui sarebbe stato breve, non sapevo quanto, ma breve. E quindi in realtà nei 9 mesi o nei 6 mesi, soprattutto da quando abbiamo scoperto la diagnosi, per me è stato più presente. E il vertice, io dico, del rapporto con mio figlio è stata la possibilità per me di avergli dato il battesimo. Quindi appena Giacomo è nato, era abbastanza scuro, non ha mai pianto come fanno i bambini normalmente. E io la prima cosa che ho fatto appena nato, ho messo 2 dita sul collo per vedere forse che fosse vivo, e visto che era vivo, l'ho subito battezzato in braccio alla dottoressa, tra l'altro musulmana, che ci ha seguito. E ripensando a questo gesto rispetto anche alle mie altre figlie, capisco proprio il compito che io ho come papà, cioè di introdurre loro alla realtà. Allora, per le mie figlie è il fatto di donargli il battesimo e di accompagnarle durante le esperienze che fanno. Per Giacomo è stato dargli il dono più grande che potevo dargli. Rispetto alla seconda domanda che tu hai fatto sulla compagnia, per me la prima cosa, per me ovviamente, cioè, no, ovviamente, la prima cosa è stata la compagnia con mia moglie. Cioè, quando io sono arrivato da Dubai la mattina, sono arrivato dall'Italia a Dubai il primo settembre, il 31 agosto, il primo settembre la mattina, e Silvia mi ha detto questa cosa, non sapevo neanche dove girarmi. La prima cosa che abbiamo fatto il pomeriggio, ho detto andiamo su nella nostra chiesa e affidiamo tutto alla Madonna, che è l'unica che può veramente capire questa cosa. E da lì io ho cercato di essere come sono, come dire, la prima compagnia per mia moglie e viceversa. A partire da quello poi si è aperto tutto un mondo di amici noti, già conoscevamo, o nuovi, che hanno pregato per noi, che ci sono stati vicini in tanti modi possibili, grazie anche al mondo di oggi. Quindi quando Silvia dice che le 2 persone che ci hanno più accompagnato sono Suor Rachele ed Elvira Parravicini, è interessante dire che noi l'Elvira Parravicini non l'abbiamo mai vista di persona. Lui è stata una compagnia fondamentale, ma via Skype, con le telefonate, e lei ci ha accompagnato costantemente. Noi andavamo in giro col suo protocollo che lei ci ha mandato nei vari ospedali a Dubai per chiedere come poter accompagnare Gianni. E abbiamo sperimentato la compagnia della Chiesa, cioè il fatto della gente che pregava per noi in ogni parte del mondo e che questo era un sostegno fisico. Allora, facciamo un altro passaggio, perché mi sembra che il valore appunto della compagnia sia stato quello di aiutare, accompagnare un passaggio dall'interpretazione alla realtà. Provo a spiegare. Di fronte a una situazione del genere si diceva, ma che senso ha mettere al mondo un figlio che sarà destinato forse a nascere già morto o morire nell'arco di poche ore? Poi, riflettendo sul libro, ho pensato, ma qualsiasi donna mette al mondo un figlio destinato a morire, magari dopo 100 anni, ma comunque morirà. E quindi mi ha fatto cogliere come il valore profondo, appunto, come dicevo all'inizio, del percorso che loro sono stati costretti a fare per accogliere un figlio che, secondo l'interpretazione, non meriterebbe, non avrebbe meritato di essere messo al mondo. Ma la realtà, loro scoprono
sono aiutati a scoprire che la realtà è che questo bambino c'è. E che non so se tu puoi un attimo riprendere questa cosa. Noi siamo stati, come tu hai detto, molto sfidati da questa circostanza che ci siamo trovati a vivere, perché appunto, pur avendo già tre figlie, non è scontato che un genitore faccia un passaggio proprio di coscienza, di dire questi figli mi sono dati, io non lo so quanto vivranno, perché comunque si ha sempre un po' l'illusione di comunque di dire che sono tuoi, che soprattutto le mamme, no? Che comunque sei tu che li accompagni, sei tu che fai, sei tu che sai, che li conosci meglio di tutti. E invece con Giacomo noi ci siamo proprio trovati a fare esperienza del fatto che lui non era quello che noi avremmo voluto. Cioè lui non poteva vivere, non poteva stare con noi come le altre nostre figlie. E all'inizio questa cosa qua ci è sembrata un'obiezione grandissima, infatti cioè non è neanche stato scontato per noi il decidere di portare avanti questa gravidanza, ma è stato proprio un cammino di coscienza su cosa ci veniva chiesto. E ci ha proprio aiutato in questo la dottoressa Elvira, dicendoci che noi dovevamo soltanto fare i genitori con Giacomo, cioè volergli bene per com'era, anche se non era come noi avremmo voluto, e fare quello che avevamo fatto con le altre nostre bambine, quindi accompagnarle, volergli bene, preparare un luogo per farlo nascere, stare con lui il tempo che avevamo, che noi non sapevamo quanto sarebbe stato, poteva essere mezz'ora, poteva essere qualche giorno, e noi ci siamo proprio fidati di lei, abbiamo proprio piano piano capito che era quello che ci veniva chiesto, di accogliere questo bimbo così com'era, e di accompagnarlo. E quindi è iniziato questo cammino proprio innanzitutto di ricerca dell'ospedale, dei medici, perché nessuno ci voleva assistere, tutti ci dicevano dovete interrompere la gravidanza oppure tornate in Italia a farlo nascere, perché dovete stare qua, noi non vi vogliamo, ci dicevano, no? Ed è stato difficile, cioè noi abbiamo peregrinato per tutta la città proprio a chiedere semplicemente un posto dove farlo nascere e a chiedere la possibilità di farlo incontrare anche alle sue sorelle, alla nostra famiglia, poterlo battezzare, perché tanti ospedali ci dicevano va bene, potete farlo nascere ma poi noi lo portiamo via, non possiamo lasciarlo a voi. Invece noi volevamo stare con lui e finalmente dopo mesi siamo riusciti a trovare appunto questo posto, ci ha permesso poi appunto di farlo nascere e di battezzarlo subito, che non era scontato, non è scontato in un paese musulmano comunque, di compiere questo gesto comunque in un luogo pubblico alla fine, che non è casa tua, e poi abbiamo avuto la possibilità di farlo incontrare alle sue sorelle, ai miei genitori, a mia sorella, a tutti gli amici che anche erano venuti per stare con noi, per accogliere Giacomo. Ed è stato veramente una cosa, cioè è stata una gioia quel momento lì, come quando nasce un bambino e tutti lo aspettano, perché comunque era il nostro bambino, anche se appunto sapevamo che sarebbe vissuto poco, ma noi facevamo i genitori, abbiamo fatto i genitori, e la stessa, infatti anche quando poi sono andati via tutti i miei genitori, le nostre bambine, siamo rimasti io e lui e Giacomo. Noi eravamo in pace, abbiamo vissuto una pace davvero dell'altro mondo, perché come genitori avevamo fatto tutto quello che potevamo fare, cioè umanamente non potevamo fare nient'altro, e quindi eravamo tranquilli, potevamo metterlo nelle braccia di Dio e accompagnarlo a quello che è stato il suo destino, quindi non avevamo da fare delle cose particolari, no? Dovevamo solo stare con lui e volergli bene, lui è stato sempre con noi. E per noi quelle ore lì sono state le ore più belle della nostra vita. Altro passaggio. Il sottotitolo del libro. Devo confessare che quando mi è stato proposto il sottotitolo, ecco, il solito sottotitolo da suora. Solo che quando poi ho letto il libro e ho capito chi fosse questa suora che aveva suggerito questa espressione, mi sono dovuto ricredere fortemente, e più passa il tempo più sento
Silvio e Roberto raccontare del libro, dico, ma guarda, è veramente un titolo, un sottotitolo azzeccatissimo. Poi Roberto racconta che che loro sono stati a Dubai anche proprio con un'idea in qualche modo missionaria, però è diventata una missione, o meglio, questo figlio li ha resi missionari in un modo imprevisto, diciamo così. Sì, certamente. Noi nel 2011 siamo trasferiti a Dubai su una possibilità di lavoro che io avevo giù, ma seguendo un'intuizione, un desiderio che noi avevamo fin da fidanzati di fare un'esperienza all'estero con la famiglia. Arrivati giù nel 2011, negli anni ci siamo sempre chiesti, ogni anno ci chiediamo, soprattutto in questo periodo quando bisogna ritornare giù, che senso ha il nostro stare lì. Perché Dubai è un posto dove c'è libertà di culto, ma non c'è libertà di religione, quindi noi possiamo andare a messa, c'è una chiesa e nell'ambito della chiesa c'è libertà, ma fuori dal recinto della chiesa non si può parlare o discutere di cristianesimo. Abbiamo incontrato negli anni delle persone, ma per come Dubai è un posto dove molte persone stanno per un po' e poi se ne vanno, quindi anche questi rapporti iniziano e poi finiscono, e quindi ogni anno ci dicevamo, ma qual è il nostro senso di stare giù, che tipo di testimonianza diamo? E chiaramente, come dire, la nascita di Giacomo è stato proprio un segno evidente, perché quando noi, come Suor Rachele ci diceva, vedete, lui non parla, ma voi siete costretti ad andare negli ospedali, dai medici, al consolato, a dire questo, e voi dovete dare ragione di perché alla fine voi volete tenere questo bimbo, e questo è la più grande missione. Certo, avrei preferito magari che farle in un altro modo, più facile, ma le vie del Signore sono le sue e non ti lascia solo, per cui appunto, come dice Silvia, quelle ore lì sono state di una intensità e di una bellezza che non ci dimenticheremo mai, e ce lo siamo detti lì proprio quella sera, ci dicevamo, non dobbiamo dimenticarci, perché sono bellissime, è stata una cosa, una grazia dell'altro mondo che è stata possibile, noi abbiamo dovuto riconoscerla perché abbiamo fatto tutto il percorso che lei ha raccontato, ma non è certo frutto di questo percorso, cioè è chiaro che è una grazia gratuita, ma le due cose vanno proprio insieme. Per cui questo desiderio si è fatto vedere, si è chiarito con la vita di Giacomo. Tra l'altro, pochi giorni fa è uscita un'intervista di Monsignor Ballin, che è il vescovo, il vicario del Nord, quindi il vescovo dell'Arabia Saudita, che proprio in questa intervista lui dice: tanti cristiani vanno lì a Dubai e ci vanno lì per andare a lavorare, a Dubai, nel Medio Oriente, nel Golfo, per andare a lavorare. Ma io vedo in questo loro andare a lavorare un segno della provvidenza, perché che ci siano nel cuore dell'Islam 15 milioni di cristiani silenziosi è la possibilità anche per l'Islam di vedere la bellezza dell'essere cristiano. Beh, un applauso però ci vorrebbe a questo punto, Ecco, ma la missione di Giacomo continua, perché Silvia è stata in Italia, è in Italia da 2 mesi, ormai tornerà con Roberto a Dubai, e sono stati 2 mesi molto intensi, come dire, una ragazza che sta facendo molta strada, ma quindi il compito di questo bambino continua. Sì, in questi 2 mesi ho avuto occasione di andare in giro proprio a presentare il libro, a parlare di Giacomo, della sua storia, proprio perché il desiderio di pubblicarlo, è stato, grazie a Eugenio, è stato possibile, è stato proprio perché c'era questo desiderio che la sua vita continuasse a dar frutto come l'ha data fino adesso, no? E per me la possibilità di questi incontri in questi mesi è stata davvero la possibilità di incontrare tantissime persone, un'umanità grandissima, e davvero in tanti mi stanno scrivendo
dopo che hanno letto il libro, dicendomi di come appunto ancora sono toccati dalla vita di questo bimbo e da quello che lui in modo silenzioso ha fatto. E questa comunque è una cosa dell'altro mondo, perché è davvero un bimbo che ha avuto 8 ore, c'è una storia comunque anche particolare, che può però davvero dire qualcosa a tutti. Adesso io ho in mente molto le mamme poi che si trovano in una situazione come la, no, come la quella che abbiamo vissuto noi, ma in realtà mi sono accorta che davvero può essere un'occasione per tanti. In tanti mi hanno scritto grati comunque del fatto che, di aver potuto leggere questa storia e il cammino che comunque abbiamo fatto con Giacomo. Comunque ho capito che i libri hanno un gran potere ed è una possibilità comunque di arrivare a tante persone, anche tanti amici comunque, persone che conosco di Dubai, anche non so, mamme della scuola delle mie figlie che hanno visto che io avevo pubblicato questo libro, l'hanno comprato, l'hanno letto. Comunque è proprio un'occasione di incontro per noi ed è una cosa grandissima questa. Vorrei chiedere a Silvia anche di dire una parola sull'Elvira ancora di più, anche perché i diritti di questo libro saranno devoluti da Silvia all'ospedale dell'Elvira, ma vorrei che tu dicessi una parola in più su questo. Noi abbiamo fatto questa esperienza con Giacomo difficilissima, ma bellissima comunque, e alla fine, dopo che lui è morto al funerale, comunque quello che prevaleva in noi era davvero un'esperienza di gratitudine e di pienezza, e perché ci siamo davvero sentiti accompagnati. E quindi quando poi è nato il desiderio di questo libro, immediatamente mi è venuto proprio in mente di devolvere i diritti d'autore, perché dicevo, quello che ho vissuto io è stato possibile dentro proprio una compagnia, la compagnia della Chiesa, e l'Elvira sicuramente è stata una delle persone che più ci ha aiutato, proprio sia come medico che come amica, a fare questo cammino per accogliere questo bambino. E quindi io vorrei che tutte le famiglie che si trovano in una situazione come la nostra potessero essere accompagnate come lo siamo stati noi. E quindi lei ha creato questo programma di Comfort Care a New York, appunto un programma per accompagnare tutti i bambini come Giacomo che nascono con queste patologie o incompatibili con la vita o borderline, che comunque hanno un'aspettativa di vita limitata, diciamo. E cioè lei dice, quello che lei dice è: ogni vita ha un valore ed ogni vita va custodita, accompagnata per il tempo che c'è, e bisogna accompagnare questi genitori e queste famiglie. Quindi loro hanno creato questo programma dove si accompagnano dalla gravidanza, poi al parto e poi al tempo che c'è, quindi che può essere alcune ore, alcuni giorni, alcune settimane, queste famiglie. Anche per esempio c'è un'infermiera che si occupa dei fratellini. Noi ci abbiamo parlato via Skype con questa persona, con questa infermiera, con questa psicologa. Proprio c'è tutto un desiderio di stare con queste famiglie e di accompagnarle dall'inizio alla fine di questo cammino. Io penso che questo è davvero quello che rende la vita anche di questi bimbi, proprio si sono voluti bene nel tempo che hanno, e queste famiglie non si sentono sole, che è la cosa più bella e più importante. Quindi tutto l'aiuto che noi possiamo dare per sostenere quest'opera, che essendo in America è sostenuta da fondi privati, cioè noi desideriamo farlo. Bene. Non so, tu capisci, vuoi aggiungere qualcosa ancora? Bene, i conti più belli sono quelli, no? Sintetici, poi ci sarà lo spazio per comprare il libro, l'autografo. Credo che loro siano a disposizione se qualcuno vuole continuare il dialogo. Io vorrei citare due cose. La prima è questa, poi spero di ricordarmi la seconda. Noi pubblichiamo libri, non tutti i libri sono così, ma insomma molti libri che raccontano testimonianze, e la testimonianza molte volte nasce dall'esperienza di una ferita profonda,
di un dolore. Ma l'altro giorno che ho incontrato alcuni autori, uno ha detto una cosa che mi ha colpito molto. Dice: la gente non legge questi libri perché racconta di un dolore, di una sofferenza, ma perché contengono una luce. Cioè il nostro desiderio, il nostro tentativo è che attraverso i libri arrivi una luce, arrivi la speranza. Cioè uno possa rendersi conto che il male, la sofferenza, la circostanza drammatica non è tutto, è un aspetto, ma c'è la possibilità di un cammino e c'è una compagnia che lo può sostenere. Ecco, perché a me ha colpito moltissimo leggere nel libro che appena Silvia sente la diagnosi, le viene in mente un libro che le era stato regalato, penso, che aveva letto in tempi non sospetti, quando non immaginavo certamente potessi stare in quella situazione. Il libro della Corbella, Siamo nati, non moriremo mai più. E uno dice, ma è impressionante perché proprio a lei è stato regalato questo libro. E lei ha sentito la compagnia e dice, ma come? Ma anche lei ha attraversato questa circostanza. Anche lei si è trovata da sola, senza il marito, a sentire questa diagnosi. Quindi da un lato appunto il potere dei libri, ma soprattutto il potere dei libri che narrano di una speranza, di una possibilità, che il male e la morte non sono la parola definitiva sull'uomo. E quindi c'è quello che diceva San Giovanni Bosco, noi non sappiamo quale bene può fare nell'anima di una persona un libro. Anzi, è per questo che, cioè, o meglio, lo diceva positivamente, lui dice non potete immaginare che bene può fare nell'anima di una persona un libro, perciò diceva diffondere i libri, diffondere certi libri che appunto veicolano una speranza, è un lavoro importantissimo in un contesto nel quale c'è una grande narrazione del male, o meglio, sì, si parla tanto di ciò che non va, di ciò che non c'è, di ciò che è, del male che si fa o che altri fanno, che sembra quasi un modo per dire noi comunque non siamo così, una sorta di giustificazione farisaica. E quindi non solo vi dico, secondo me è un libro importante che è bene leggere, ma anche cercare, magari uno deve fare un regalo, deve... insomma, aiutiamoci a diffondere certe cose, perché questo libro, io più è il libro che mi sta facendo tanto riflettere, e ho avuto la fortuna, mentre pubblicavo questo libro, di leggerne un altro dove c'era una, è un libro sulla Genesi, quindi diceva cosa c'entra, beh, in qualche modo c'entra perché il tema della creazione è abbastanza pertinente. Ma c'era un'osservazione che diceva che mentre gli animali trasmettono la vita semplicemente per un istinto, nell'uomo non accade così. L'uomo per generare deve avere una speranza. Perché la crisi della natalità in fondo a che cosa è legata? Al venir meno di una speranza. Quante volte sentiamo la frase famosa, ma come si fa a mettere al mondo dei figli in un mondo così? Perché si viene meno la speranza, si viene meno la certezza che c'è un destino buono per l'uomo, a prescindere dalla circostanza in cui uno, o dalla condizione concreta nella quale può trovarsi. Allora è chiaro che dare la vita, generare, diventa sempre più difficile. Appunto l'interpretazione, perché da un lato si dice come si fa a mettere al mondo un bimbo così, ma poi si arriva a dire, ma come si fa a mettere al mondo un bimbo? Ecco, questa è la potenza culturale di questo libro, non è solo, o meglio, è come se la croce, il sacrificio che è stato chiesto a qualcuno, avesse veramente un valore per tutti. In questo senso Giacomo è veramente un missionario, un grande missionario. Grazie. Grazie soprattutto a Silvia e a Roberto della loro testimonianza. Ecco.
c'è un signore che vuole fare una domanda. Vieni qui però, perché sennò non sentiamo. Permetto che ho organizzato domenica a Cernobbio l'incontro con Sintrac. Allora, premetto che ho organizzato domani consiglio un incontro a Cernobbio, ci sono 47 iscritti su questo libro, e volevo però fare una domanda, perché è una cosa a cui penso da quando ho letto il libro e quando mi hanno raccontato questa storia. Riprendo una frase che Don Carron dice a una responsabile del 2009, riprendendo Don Giussani: ciò che caratterizza l'esperienza è il capire una cosa, lo scoprirne il senso. L'esperienza quindi implica intelligenza del senso delle cose. Allora, a me sembra indubitabile che quello che avete vissuto è stata un'esperienza enorme, grossa, che vi ha costretto, come dire, a arrivare al fondo del senso della vita, del senso dell'uomo. Allora, qual è il giudizio che avete maturato sulla realtà e sul senso della maternità, sul senso di avere un figlio, a partire da questa esperienza? Ve lo dico perché un giudizio che proprio per sua natura, proprio perché arriva al fondo della realtà delle cose, non può che essere, cioè non è che vale solamente per i cristiani o per altre, cioè deve essere un giudizio che riscopre la verità delle cose. Lo dico perché per lavoro, faccio il ginecologo, a me queste cose qua non è che mi cambiano sempre l'encefalo, però insomma l'altro giorno il 90% di probabilità sarà un handicap cerebrale grave, il 10% no, oppure vabbè, se ne può tirarne fuori quanti se ne vuole. Allora io sono costretto a quel punto lì a dire: qual è il senso di questa persona, di questo legame fra madre e figlio, che vale per tutti? E sono costretto a ricostruire un rapporto per quello che si può, perché bisogna stare attenti a quello che dici, perché sono tante storie, però ci deve costruire un rapporto fra madre e figlio che sia adeguato. Noi il giudizio che abbiamo maturato è che i figli ti sono dati, e non è una cosa che tu puoi, sono dati da qualcun altro, quindi o questo qualcun altro è una presenza viva ogni giorno che si può incontrare, che davvero, come diceva Eugenio, porta una speranza nella tua vita, o altrimenti non si fanno più figli, ma non ci si sposa più, non si hanno più rapporti di amicizia, perché comunque la vita è drammatica. Cioè noi il cammino che comunque abbiamo fatto è che abbiamo visto che nel dolore la nostra fede, cioè davvero la nostra fede e la compagnia della Chiesa, ci ha permesso di stare di fronte a questo dramma, la morte di nostro figlio. E con questa speranza certa, cioè noi adesso aspettiamo un'altra bambina. Che secondo me, io penso anche per le mie figlie, è il segno più grande del fatto che la morte non è l'ultima parola, quindi la paura anche che qualcosa non vada bene, che c'è inevitabilmente, perché comunque si è più coscienti che le cose non vanno bene, che la morte fa parte della vita, il dolore c'è, però non ci si ferma lì, cioè non è l'ultima parola, perché abbiamo davvero fatto esperienza di una speranza presente, che è una presenza, e per me questa è l'unica, cioè il giudizio più chiaro che noi ci portiamo con la vita di Giacomo, che noi portiamo nella nostra vita, nella nostra famiglia in particolare, che portiamo lì dove siamo, a Dubai, per cui tutti appunto, no, è ovvio che la reazione è: ma tu hai già tre figlie, come dire, no? Perché cioè, vuoi fare una, come dire, no? Come se fosse, però è vero che se uno ha una speranza che vive e ha incontrato qualcosa di bello, tu cioè vivi una pienezza, comunque una sovrabbondanza che tu vuoi condividere con tutti e comunicare a tutti. Infatti, come diceva Silvia, proprio il giudizio sintetico che tu, tra l'altro, Eugenio, hai detto è che il male e la morte non sono l'ultima parola. Questo per noi è stata, per me in particolare, l'ho anche scritto, è stata la scoperta più grande di questa cosa, della vicenda, della vicenda nostra con Giacomo. Cioè non sono l'ultima parola, non vuol dire che non lascia segno, perché mia figlia Rachele chiede un giorno sì, un giorno no, ma questa sorellina rimane o va in cielo anche lei?
quindi lascia segno, ma non è l'ultima parola. Se non ci sono altre domande, passiamo all'acquisto del libro e l'autografo. E mi raccomando di fronte...